Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 61. Vidi quattro bambini seduti per terra mentre guardavo le cassette. Riuscii a intravedere Giulia. Non ci posso credere. Ma chi sono gli altri bambini? Io non ci sto capendo più nulla. Immerso nei miei pensieri, non mi accorsi che mi stavano guardando. Giulia, che ci fai qui? Era la mia vecchia casa. Loro chi sono? Amici? Giulia, andate via da qui. No! Andate via! I bambini si alzarono e iniziarono ad avanzare verso di me. In preda al panico iniziai a correre contro di essi. Presi il proiettore con le cassette, le misi nello scatolone e iniziai a correre, ma i bambini mi bloccarono. Che cavolo volete da me? Tua figlia. Mai, non provate a toccarla. Si avvicinarono di più a me, non ebbi via di scampo. Buio totale. Dove sono? Mi guardai attorno e quello che potevo vedere era solo buio, buio totale. Ad un certo punto si avvicinò a me un uomo tutto incappucciato e vestito tutto di nero. Ciao Matteo, ti starei chiedendo perché sei qui. Beh, sei qui perché devi sapere molte cose che non sai, ma queste cose le scoprirai piano piano. Chi sei? Non ha importanza. E adesso guarda. Mi indicò il muro che iniziò a far vedere qualcosa. Marito e moglie che fanno l'albero di Natale. E all'improvviso venne un bambino. Papi, posso metterla io la stella in cima? Certo, Teo. Il padre prese il figlio in braccio e gli fece mettere la stella in cima all'albero. Papi, ma volevo metterla io la stella. Mattia, fila subito in camera tua. Ad un certo punto, vedendo che il bambino non se ne voleva andare dalla camera, marito e moglie si bisbigliarono qualcosa all'orecchio e all'improvviso la donna prese una pasticca e la fece ingoiare a forza a Teo. Nel frattempo, il padre prese l'altro figlio e iniziò a picchiarlo pesantemente. Oddio, ma chi sono? Quello sei te, e l'altro ero io. All'improvviso scomparve nel nulla e io mi risvegliai. Ero molto frastornato, presi quelle dannate cassette e il proiettore e tornai a casa a riposare.